dal libro di Coelet. Il buon nome è preferibile all'unguento profumato e il giorno della morte al giorno della nascita. È preferibile la mestizia al riso, perché sotto un triste aspetto il cuore è felice. Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa. Meglio ascoltare il rimprovero del saggio che ascoltare il canto degli stolti, perché com'è il crepitio dei pruni sotto la pentola, tale è il riso degli stolti. Ma anche questo è vanità. I regali corrompono il cuore. Meglio la fine di una cosa che il suo principio, e meglio la pazienza della superbia. Non essere facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti. Non domandare come mai i tempi antichi erano migliori del presente, poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza. Non essere troppo scrupoloso né saggio oltre misura. Perché vuoi rovinarti? Non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi. Ancora, non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno per non sentir che il tuo servo ha detto male di te, perché il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri. Mi sono applicato di nuovo a conoscere e indagare, a cercare la sapienza e il perché delle cose. Vedi, solo questo ho trovato. Dio ha fatto l'uomo retto, ma essi cercano tanti fallaci ragionamenti. Siamo dato, onorato e ringraziato ogni momento. Tante sono le massime di sapienza che abbiamo ascoltato in questo profondo brano che contiene degli stracci del settimo capitolo del libro di Coelet. Ripercorriamolo insieme, gustandolo nel cuore, portandoli anche poi nella nostra preghiera. Un buon nome è preferibile all'unguento profumato. È il giorno della morte e il giorno della nascita. L'importanza del buon nome, che ci deve ricordare anche due cose. Primo, non infamare mai, non parlare mai male di nessuno, per non ledere il buon nome e la buona fama del prossimo. Ecco, e secondo, non cercare per quanto possibile di non fare mai azioni che possano vedere la nostra buona fama, il nostro buon nome, non certamente per un peccaminoso, ecco, difettoso senso di alterigia o di superbia, ecco, ma appunto perché il buon nome va custodito, perché dal buon nome e dalla buona fama dipendono tante cose buone che anche possono passare attraverso la nostra persona. Bisogna vedere quanti di noi credono che sia preferibile il giorno della morte al giorno della nascita, cosa che la Chiesa ci ricorda nelle feste dei Santi. I Santi vengono festeggiati nel giorno della morte, non nel giorno della nascita sulla terra, perché sulla terra si nasce per morire, ma la morte corporale per i giusti è l'inizio della vita eterna. Il dies natalis, il giorno della nascita, era chiamato fin dai tempi antichi. Ecco, dobbiamo veramente confrontarci con questa frase e chiedermi: io preferisco il giorno della mia morte, il giorno della mia nascita. Ecco, poi in queste due sentenze abbiamo un eco di un proverbio popolare romano: risus abundat in ore spontoro. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Vediamo come anche i proverbi popolari sono infarciti di sapienza biblica, no? Che abbiamo ascoltato
poi ho letto dire, è preferibile la mestizia al riso, perché sotto un triste aspetto il cuore è felice, il cuore dei saggi è una casa di lutto, il cuore degli stolti è una casa di festa. Meglio ascoltare il proprio del saggio che ascoltare il canto degli stolti, perché come il crepitio dei funi sotto la pentola, tale è il riso degli stolti. Sono massime molto profonde, che i saggi non sono tristi, scuri, mesti, ecco, crepuscolari, o pessimisti, o musoni, assolutamente. Ecco, però quella che si chiama la stolta allegria, il riso sguaiato che caratterizza i comportamenti dei mondani, nella Sacra Scrittura spesso sono chiamati beffardi, ecco, o appunto gli stolti, i peccatori, la stessa cosa. La stolta allegria è lontana al cuore dei saggi, perché il cuore di un saggio è un cuore che sorride molto, ha detto qualcuno, ma ride poco. E qualcun altro ha chiosato che sorride sempre e non ride quasi mai. Non perché il riso ci sia qualche cosa di intrinsecamente cattivo, ma il sorriso è segno di un cuore gioioso. Il riso molte volte è segno di un cuore sciocco, stolto, che si stordisce con le grasse risate, ma non comprende i grandi perché della vita, forse neanche si interroga sulle cose più delicate, e fa una vita alla carpe diem, insomma, alla giornata, che è una vita da stolti, scipata, senza senso, senza una direzione, senza un sapore. I regali corrompono il cuore, lo segue il testo, e dobbiamo fare molta attenzione, ecco, a questo aspetto, non tanto nella vita fraterna, si spera che tra noi e Dio non ci siano questi problemi, ma nella vita di mondo questa è una massima da ricordare. È meglio la pazienza della superbia, altra grande massima. Se noi siamo impazienti possiamo essere sicuri che siamo superbi. Il superbo è quello che vuole sempre imporre la propria volontà su tutto e su tutti. Quindi quando c'è qualcosa che è la contraria, subito monta in ira e perde la pazienza. Quindi attenzione che quando ci accusiamo o vediamo all'esame di coscienza che siamo stati un po' impazienti, dobbiamo subito andare a vedere cosa c'è stato dietro quell'atto di impazienza, che c'è quasi sempre il voler imporre la nostra volontà, ma il non voler accettare con amore, che è proprio di un cuore umile, le piccole o grandi contrarietà e prove della vita. Non essere facile irritarti nel tuo spirito, perché l'ira verga insieme agli stolti, quindi non solo il riso, ma anche l'ira, perché in un figlio di Dio l'ira non dovrebbe albergare. È una brutta passione, che è proprio il contrario di ciò che caratterizza una vita divina, che appunto la quiete, la pace imperturbabile, che non è mai alterata in nessun modo, né meno che mai si sfoga violentemente nei confronti del prossimo. Ecco poi un'altra bella massima di stretta attualità: non domandare come mai i tempi antichi erano migliori del presente, perché una tale domanda non è ispirata alla saggezza. Questo non è vero. Sant'Agostino, quando commenta questo brano, dice: sapete perché tutti pensano che i tempi antichi erano meglio dei nostri, dei presenti? Perché non li hanno vissuti. Perché se fossimo stati nei tempi antichi avremmo detto la stessa cosa che ci viene da dire adesso. Ogni tempo ha le sue cose belle e le sue cose non belle. E è proprio di grande saggezza vivere calati nel tempo presente. Il tempo passato non torna, non tornerà. Il tempo futuro non è il nostro potere. L'unica cosa che noi abbiamo, sia a livello personale che a livello di vita sociale, è la capacità di vivere l'oggi, esattamente
il presente così come lo vediamo, operando al suo interno, ecco, senza né nostalgie di cose che non torneranno, né sogni di cose che forse non accadranno mai. Altra grande massima di saggezza: non essere troppo scrupoloso, e anche il contrario, è saggio oltre misura. Gli scrupoli non sono una cosa buona, e sono un difetto che può prendere le anime di volte. Lo scrupoloso ha questi problemi: ingigantisce il male che fa, vede il male anche dove non c'è e non vede il male dove c'è. È un problema grosso. Ecco, San Filippo Neri diceva: scrupoli e malinconia lontani da casa mia. E dobbiamo farci attenzione. Né saggio oltre misura, il proprio libro del Coelho altrove dice che aumenta il sapere, aumenta il dolore, perché più cose si sanno e più fonti di possibile sofferenza si aprono nella nostra anima. Attenzione poi quando facciamo l'esame di coscienza, ricordare sempre questa massima: non c'è sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi. Non c'è. O meglio, al tempo che era stato scritto il libro di Coelho, non era ancora nata la Madonna, stiamo festeggiando in questi giorni. Quindi, tra l'altro, potrebbe anche applicarsi, perché la Madonna era una donna, non era un uomo, quindi si potrebbe anche declinare anche dopo la nascita della Madonna, no? Quindi avere sempre una grande coscienza, una grande umiltà, una grande percezione della nostra miseria. Poi le chiacchiere, oltre che non bisogna farle, non bisogna dargli peso e non bisogna nemmeno prestargli attenzione, perché noi delle volte siamo curiosi di andare a sentire se c'è stata qualche chiacchiera su di noi e potremmo incontrare delle brutte comprese. Cioè scoprire che una persona a noi tanto cara, mi parla del servo insomma, ma ha parlato male di noi e poi magari soffrire tanto, però ecco la sapienza. Il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri. Noi siamo sempre pronti a biasimare la maldicenza e la chiacchiera, ma non siamo altrettanto solleciti a fare attenzione e a riconoscere le volte in cui anche io ho chiacchierato e magari ho infangato il nome del prossimo. Cosa che non si deve fare, non voglio dire sempre le stesse cose, ma Papa Francesco si è ricordato che le chiacchiere rendono peggiori dei terroristi, o terroristi, perché i terroristi tolgono la vita in maniera pigliacca, quindi con dei gesti violenti da cui è impossibile difendersi, ma il chiacchierone ti toglie l'umore alle spalle senza che tu possa farci nulla, non lo sai nemmeno che ti hanno ucciso e ti ritrovi morto. E infine mi sono applicato a conoscere, magari a cercare la sapienza perché delle cose, dice: ho trovato questo grande massimo: Dio ha fatto l'uomo retto. E si cercano tanti fallaci ragionamenti. Noi siamo stati fatti bene da Dio. L'Immacolata che stiamo per contemplare è una prova schiacciante. Purtroppo la rovina di questo capolavoro di Dio, che era la bella statua dell'uomo, è venuta soltanto da noi. Quando contempliamo e vediamo il male a volte imperare in giro, gli uomini stolti bestemmiano in due modi: o come gli scaricatori di porto, giuriando il nome di Dio, della Madonna dei Santi, che è proprio una delle follie più grandi che si possa commettere, oppure in maniera più raffinata e tra l'altro non riconosciuta come una bestemmia, cioè mettendo, accusando Dio della presenza del male nel mondo, oppure rimproverando perché non interviene per togliere tutto il male, che sono delle bestemmie più orribili di quelle degli scaricatori di porto.
perché Dio sta continuamente in atto di fermare quanto più può, e non perché non sia onnipotente, ma perché la nostra libertà usata male che gli lega le mani, il male dilagante e causato da noi, non da lui. E Dio sta costando noi tutto il male che vediamo, è niente in confronto a quello che ci potrebbe essere e ci dovrebbe essere se Dio non avesse pietà e misericordia. Quindi pensiamo a quanto è, e lo vedremo quando saremo morti, a quanto è da stolti prendersela con il Padre Eterno. Ecco, ci mettiamo adesso davanti a Gesù. La bellezza dell'Iglesia Pensiera è proprio questa profondità introspettiva che ci aiutano a fare. Ci preghiamo tutti quanti insieme, certamente nel proprio cuore, un po' sopra, chiedendo al Signore la grazia che questa parola entri dentro di noi, ci scavi con profondità, possiamo ritenerla, farla nostra, prendere bene questa grande sapienza e trasformarla in vita della nostra vita. Siamo lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo, sacramento.